piaci per mongoloide? Dai. No! Benvenuti, sono Mighty Mouse. Oggi siamo su Domina. Allora, Domina, ragazzi, non è un gioco nuovo questo, è del 2017, quindi è abbastanza vecchierello. Io però lo voglio portare perché l'avevo chiesto già parecchio tempo fa e gli sviluppatori, si vede, non ci avevano fatto caso. L'ho richiesto praticamente ieri e mi è arrivato ieri l'altro, l'ho chiesto e mi è arrivato ieri. E questo è un gioco che ho occhiato già da un bel po' di tempo e mi piace, a me piace, ragazzi. Poi sicuramente l'avete già visto perché è abbastanza conosciuto come gioco, non è proprio totalmente sconosciuto. E quindi su Steam, vi leggo un attimino su Steam, non c'è l'italiano, ragazzi, quello è un peccato che specialmente per me farebbe comodo. Valutazione molto positiva del gioco, è un pixel art, strategia, gestionale, strategico, e comunque sono dei gladiatori che si confrontano nell'arena, te li devi preparare, e la cosa che mi piace di questo gioco è che combattono da soli, non li comandi, questa è una cosa che mi piace. Quindi noi facciamo new game. Ok, cerchiamo di fare un gameplay veloce tanto per farvelo vedere. Allora, qui abbiamo 1000 monete, 400 di acqua, 400 di cibo e 400 di vino. Qua abbiamo questa specie di doctor, che non è un doctor ma è semplicemente la, diciamo, pannello di ricerca. Noi facciamo l'umiltà, che credo, se non ho letto male, c'è la possibilità che tu ti possa salvare durante un combattimento, tu possa fuggire, ok? Possiamo farlo anche in automatico, ma preferisco scegliere. Noi intanto fermiamo il tempo, fermiamo il tempo, tra 5 giorni noi abbiamo la battaglia, ok? Che abbiamo Vulpanus of Moravia, possiamo cambiare nome, quindi ragazzi, se vi dovesse piacere il gioco e volete una serie, fatemelo sapere, magari ci mettiamo anche nomi, oppure scrivete sotto che volete inserire il vostro nome e io ci inserisco il vostro nome. Vi ricordo anche, per quanto riguarda il canale, ragazzi, di attivare la campanellina, likeare, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e di possibilmente guardare il video nella sua totalità, in modo tale che l'algoritmo di YouTube possa far crescere il canale, io posso portare più contenuti, più siamo, più commentiamo, più azioni ci sono su un video, e più io ho possibilità di ricevere giochi da portarvi, farvi vedere, eccetera eccetera. Quindi comunque vi ringrazio. Quello che noi possiamo fare qua è il nome, poi c'è il morale, praticamente lui è contento. Possiamo aumentare il morale tramite il vino o l'acqua, ma il vino sì, o l'acqua o le monete, perché l'acqua, che il vino con l'acqua fa anche schifo. Poi qui c'è l'agilità, l'arma, la difesa, la sì, va bene, in crazy point, attack damage e defense resilience, sì, ok. E poi il meditation, il meditate, che aumenta l'efficienza. Noi ovviamente, se spostiamo, si sposta anche tutto il resto, quindi va calibrato. Comunque potete calibrarlo, io solitamente lo lascio così, magari mette un po' di meditazione in più. Poi qua abbiamo agro, ok, l'aggressività, il turtle, credo che sia le difese, l'evasione, la stamina, le vittorie e la sconfitta. Qui abbiamo tutte le sue armi che possiamo upgradare, tutto a un costo, quindi noi intanto aumentiamo il casco, aumentiamolo fino a questo, che questo, quello dopo costa 88, costa un po' troppo. Questo lo aumentiamo, lo scudo lo aumentiamo, la spada aumentiamo, prendiamo questa da 100,
Io queste cosette che non costano un'esagerazione le aumento tutte. E siamo già a 667 monete, abbiamo già speso un botto. Poi noi qua possiamo comprare vari come dire agenti per migliorare le prestazioni generali e dei nostri gladiatori. Io prenderei il medico, il personale praticamente, ragazzi. E l'architetto, solitamente io prendo questi due. Poi ragazzi, se voi conoscete bene il gioco e mi potete dare qualche consiglio, ben venga, perché io non sono assolutamente un esperto. Poi abbiamo le carte da poter inserire, che sono, diciamo, delle abilità in più. Io potrei inserire ad esempio questa su di lui. E qua noi dove abbiamo comprato praticamente il questo è il mercato, dove abbiamo comprato il personale, possiamo comprare anche vino, acqua e cibo. Perché ho detto vino, acqua e cibo, che non era la sequenza giusta, ma va bene. Io dico una cosa e ne penso un'altra, c'ho questo difetto qua, c'ho la mente dislessica. Va bene, quindi noi partiamo. Diciamo a loro di fare un allenamento, vedete anche lo schiavo. Poi all'architetto diciamo di fare dei pali da combattimento e a lui di fare l'antidoto. Lui va, vedete, piano piano, qua 363 ore al giorno, credo siano. Ah no, il conto è alla rovescia, perché a 362 giorni dalla fine di qualcosa. Non lo so. Sarà come 362... Tipo 7 day, 362 day, succederà qualcosa. I zombie arriveranno, non lo so. Lui intanto va avanti, lui ha fatto, quindi facciamo Galetor Kena attack tuo opponente. Va bene, mi va anche bene. Io c'è anche questo che è Mind Control. Penso che noi possiamo dare delle direttive a Galetor, ma io non lo vorrei fare perché voglio che facciano da sole. A me piace che non li devo. Faccio un altro Palus. Intanto ci mettiamo lui. Penso che col Palus si addestrano più velocemente o in maniera migliore. Qualcosa farà Er Palus. Sì, praticamente decreasing training time. Ok. Accelera l'allenamento. Ecco, questa è il primo combattimento. Combattiamo contro Narcissus e se vinciamo possiamo ricevere 140 monete, 2 di vino e uno schiavo. Noi, ma possiamo, io mando lui perché è l'unico che gli ho messo qualcosa. E lui c'ha 151 di HP, mentre lui c'ha 2,21, quindi ciò non va bene. Agilità 23 e 15, agilità 18, attacco 9, quindi attacco e agilità sono meglio io. Danno 67, danno 53, perché lui praticamente è un altro, ha degli altri tipi di arma. Defense livello 24, livello 23. Assorbimento è più alto lui e le skill sono un po' più alto io. Lui è un po' maledetto perché lui ti lancia la rete e poi c'ha questo arpione lungo e ne posso mandare due contro uno? No, proviamo ragazzi, potrebbe anche morire, eh? E qui non è scontato nulla, vedete il maledetto. Io ho la spada un po' lunga, però. Ma lui ti lancia la rete che ti blocca per qualche turno. Girati però, mongoloide! Bravo! Dai! Ce la fa! No! 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 Ma come? Ragazzi, non mi era mai successo! Ma come sono morto? Ma che cagata è, scusate! No, Er Palus, se devi mettere Er Palus adesso. Cazzo, non ci voleva, perché adesso
devo per forza aumentare, dare qualcosa a lui, spendere più o meno tutti i soldi che ho per forza di cose. Ma non mi era mai successo. Ma perché quando registro accadono sempre cose allucinanti? Vabbè, più spettacolo per voi e più rogna per me. Ok. Non posso fare altro perché se faccio altro rimango senza il becco di un quattrino. Manderemo lui. Lui sicuramente è meno forte del nostro amicone. Ragazzi, io se volete che aggiunga il vostro nome, ricordatevi che con me avete vita breve, eh? Quindi magari scrivetemi nei commenti se volete un nome, però non è che vi garantisco una vita lunga. Ok, qua facciamo questo qua che dovrebbe credo aumentare la difesa o qualcosa del genere. Intanto faccio tutto, tutto è buono. Quindi come primo combattimento non è andato affatto male. Siamo praticamente morti anche se è morto anche lui, quindi mi va a dare la vittoria comunque. Vediamo un po'. Beh, io faccio un altro palus. Questo è rimasto con... Sembrava più con allenamento un attacco epilettico. Oh, lui non è molto, mi sembra abbastanza ignudo. Quindi ciò dovrebbe fare. Anche se qui non diamo per scontato nulla. Insomma, 140 monete. Il premio di prima. E lui rimane con quello finché non lo superi, mi sa. Dai. Dai, non c'è niente. È mutante praticamente. Su. Dai. Ha già subito, vai! Olè! Via il braccino! Bravo! Florus! Ah, ci ha dato anche un Pontius, il signor Pontius! Bene, così l'alleniamo pure lui. Lui è ferito, non è stato neanche ferito, bravo! Bravo, bravo, bravo! Questo più che allenarsi sembra una paresi. Non si muove. Vai, training, training, 225 monete. Training, 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 training. Ma c'è un training automatico? Perché lo fa sempre io. Al palus l'hai fatto? Vieni, vai te al palus, vai. Te mi studi. Questo qua, costa un pochino, però c'ho il 25% in più degli attacchi con l'arma. Allora, siamo contro Stagus. Sembra più quasi una parolaccia. Allora, lui c'ha agilità 12 e 10, noi 22-20, danno 75, vabbè, questo ce lo mangiamo a colazione. Penso che ci potrebbe anche andare forse qualcun altro qua, eh. Tipo lui. 3-2, no, vabbè, lui proprio una pippa. Cioè, se ci muore lui è finita. Ci dà 140 monete, 95 cibo, 2 di vino e uno schiavo. Cioè se muore lui è finita, eh. Cioè, si arrotola. Vai, arrotolati ora. Vabbè, vinto alla grande. Gli schiavi non sono malacci, almeno non ce li dà nudi. Però ho visto una carta interessante, Speed, questo è buono, questo è più velocità, questo lo voglio, più velocità nell'allenamento. Ok, non vi sto a leggere tutto, se volete leggerlo mettete magari in pausa al gioco. Non voglio fare gameplay troppo lunghi. Io metterò un altro palo. Ah no, che sta facendo qualcos'altro. Li voglio mettere tutti qua i pali. Però vediamo un po'. Magari lui. No, non è migliore. Ok, lui sta combattendo. Non sta nemmeno subendo danno.
Te vai avanti, non ti fermare. Evasive roll, ok. Questa deve essere tipo la capriola, però non li vedo, non gliele vedo mai fare, forse sono troppo appesantiti. Potrebbe darsi. Ok, andiamo avanti, antisettico. Dai ragazzi, facciamo un ultimo combattimento, sperando che vada tutto bene. Allora, Pallus, io devo andare sempre lui perché non voglio, a parte non voglio rischiare, gli altri fanno talmente schifo. 19 e 32, vabbè, lo dovrebbe mangiare a colazione pure questo, perché io se mando lui, non, questi sono zero. Zero proprio. Ok, 168 metri, 103 cibo, 4 di vino e un altro schiavo. Andiamo. A lui c'è la lancia, attenzione. La lancia e la rete. Ah, io sono pure incatenato, poi però ho sbagliato il tiro. Che coglione. No, abbiamo trovato il nostro eroe. Dai. Allora, io ho questi qua gnudi, a meno che non ci abbia qualcosa di... Addio. Allora, io ho questi qua gnudi, a meno che non ci abbia qualcosa di particolare, non mi sembra. Si possono vendere o dare la libertà. Io dice che dando la libertà si incrementa il morale. Spero di tutti, perché se si incrementa il morale solo suo, che se ne va, serve a poco. Va bene, training. Lui, cavolo, ha fatto tre combattimenti e non si è ferito. È un genio del male. Va bene, ragazzi, io direi che come prima occhiata del gioco può anche bastare così. E a me, cioè, è un gioco di per sé che sembra semplice. In realtà c'è l'incognita del combattimento che a me piace parecchio. Non sono mai andato avanti più di tanto a questo gioco. Poi, vabbè, anche la parte che... Diciamo, il fatto che non è tradotto in italiano mi dà un po' fastidio perché certe cose non le capisco, tipo ho visto che si possono comprare anche un cavallo e un carro, però poi non capisco come utilizzarli in battaglia, perché non so se qui si può utilizzare. Ah! Qui mi ha fatto un combattimento con due persone. Proviamo. Non ho prestato attenzione a cosa ho cliccato in realtà. In tre? Ma chi sono questi? Ma perché non mi dai i dati? Da vedere, eh. Dai, che succede? Per un... No, vabbè, la vita loro è abbastanza bassa. Morto con un colpo. Ok, no, era semplice. Ok, no, ho richiesto un combattimento, molto probabilmente. Fortunatamente era semplice. Non era neanche qualcosa di particolare. Credo di aver cliccato qua, forse, non mi ricordo dove ho cliccato. Ok, ragazzi, direi che per il momento è tutto. Io, se volete vedere altri gameplay di questo gioco, magari scrivetemelo nei commenti. E se no, magari porterò un gameplay più avanzato e basta. A me, come tipologia di gioco, mi piace, è carino, non è malvagissimo. Poi, ovviamente, non è il giocone della vita. Di meglio. Comunque ragazzi, fatemelo sapere se vi interessa come gioco e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.